Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Quindi, che cosa volevo fare con voi oggi? Ciao Natasha, Mary mi ha scritto un paio di giorni fa dicendo che non riusciva a ottenere un bel colore marrone per ottenere l'effetto legno, nel senso che le veniva troppo scuro. Quindi le avevo promesso che le avrei fatto vedere come realizzare un effetto legno realistico con l'utilizzo dei nostri colori aero. Eccola la Mary, un bacio, ogni promessa è debito. Dovevo farglielo ieri, poi ammetto che ieri mi sono un po' incasinata. E non ce l'ho fatta a farglielo e allora lo facciamo oggi. Quindi, ricapitolando, che cosa vediamo oggi? Come ottenere un effetto legno realistico utilizzando i nostri colori per aerografo a base alcol. Ciao Chiara, un bacio. Ne approfitto per dire che, come ho risposto a Mary Jo, se avete dei dubbi, delle cose che volete vedere, scrivetemi, che magari non lo faccio subito, ma appena ho un momento vi faccio vedere come insomma rispondo alle vostre richieste. Eccoci qua. Quindi, questo è l'effetto legno che io ho realizzato oggi. Come vedete, non è troppo scuro. È chiaro, potete poi aumentare la tonalità, potete giocare un po' con i colori, però con una giusta gestione della distanza, diciamo, di lavoro e della quantità di colore che voi andate ad aerografare, si può ottenere un effetto veramente notevole. Come abbiamo creato diciamo così, l'effetto legno? Lo abbiamo creato con il nostro mold in silicone, appunto, texture legno realistico. Per realizzare l'effetto legno come l'ho fatto io oggi, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del mold effetto legno realistico, dei nostri colori aerografo a base alcol e nello specifico marrone, giallo verde. Questi sono i tre colori che io oggi andrò ad utilizzare. Quindi, cosa facciamo? Ci prendiamo, come sempre quando parliamo di mold, un po' di CMC o di gomma dragante o di maizena. Quello che avete va benissimo. Andiamo a spennellare CMC, dopodiché, aspettate che non voglio fare guai. Con la pasta di zucchero, qui ho un po' troppa roba, secondo me l'aerografo tra un po' mi casca. Ok, con la pasta di zucchero andiamo a mettiamo un po' di CMC anche qua sopra, come vi dicevo, perché è un po' appiccicaticcio, e con il mattarello andiamo a dolcemente e delicatamente e soprattutto lentamente, guardate quanti ente che vi ho tirato fuori, andiamo a stendere la pasta di zucchero sopra il mold. Ok, fatto questo, mettiamo via la CMC prima di fare guai, giriamo il nostro stampo e, trovando, ok, dolcemente andiamo ad estrarlo. Ecco qua. Ripeto, oggi è molto umido, quindi la pasta di zucchero un pochino chiaramente ne risente. Tagliamo via eventuali eccessi. Okay. È fatto. Adesso, una volta che abbiamo creato la texture, prendiamo della carta Scottex perché sennò la mia scrivania me la gioco. Ovviamente l'aerografo, il colore giallo per aerografo, e mettiamo un po' di giallo nel serbatoio. Dopodiché prendiamo il marrone. In assenza del giallo potete utilizzare anche il bianco, vi verrà con una tonalità un pochino più diciamo più beige, ok?
Quindi shakeriamo anche il marrone, di cui io ne ho veramente pochissimo, speriamo di farmelo bastare, e lo andiamo ad aggiungere, ne andiamo ad aggiungere un pochino, ok, al nostro giallo. Non ne serve tanto, giusto un po'. Con l'aerografo cominciamo con movimenti dolci a una distanza di circa 10-15 cm, senza fare scatti, ok? Non dobbiamo avere dei movimenti a scatto, dobbiamo avere un movimento fluido e regolare. La distanza dal lavoro deve essere regolare, ok? Perché altrimenti se mi avvicino e mi allontano, mi avvicino e mi allontano, che cosa succede? Succede che avrò una concentrazione maggiore o minore di colore in un punto piuttosto che nell'altro. Dopodiché ricominciamo, questa volta mi muovo dall'alto verso il basso. Poi, siccome non è che lo voglio proprio regolare, io mi muovo in alcuni punti un po' di più, in altri un po' di meno. Qua poi va al tipo di effetto che volete ottenere. Fatto questo, ci prendiamo un po' di verde, poco, non ne serve tanto, e aggiungiamo un po' ancora di marrone al verde. Quindi così, e otteniamo un verde scuro, vedete? Adesso, ok, con questo verde scuro andiamo a passare, perché do un verde? Perché voglio dare un effetto un po' stile muschio, ok? Quindi così e così, ok, decidete voi quanto e quanto forte, mi raccomando. Una volta fatto questo, riprendo nuovamente il marrone, al quale io, vedete, sto aggiungendo un po' di alcol alimentare perché purtroppo l'ho praticamente finito, e quindi sto, come si suol dire, sono andata a raccogliere il fondo del boccettino, mi sono dimenticata di prenderlo questa mattina in magazzino, senza altri colori, e con questo vado a ripassare sopra, ok? Perché io non voglio che il mio legno sia verde, io voglio che abbia una parvenza di verde e basta, ok? E così, ok, ricominciamo anche di qua, ok, perfetto. Diamo una spruzzata un po' più generale e il lavoro è finito. Ok? Come vedete, poi ripeto, potete insistere, potete continuare, potete, a seconda del tipo di effetto che voi volete, che volete ottenere, va bene? Una volta che avete finito, comunque, se fate delle pause, mettete sempre un po' di alcol alimentare all'interno del vostro aerografo, in modo che il colore non secchi e quindi vada a otturare poi il foro di uscita. E questo è né più e né meno l'effetto che abbiamo ottenuto. Come vedete è un bellissimo effetto legno, aiuto, poi qua avevo probabilmente insistito un po' di più invece con il marrone, chiaro, l'ho fatto in due situazioni diverse, però alla fine l'effetto è sempre quello. Se io li vado a, ora vabbè, questo non era tagliato, però possiamo andarli ad unire e poi ad aerografare insieme, ok? Io mi auguro di essere stata chiara. Come sempre, se avete domande
io sono a vostra totale e assoluta disposizione.